Qual è il modo corretto di fare Ho Oponopono? Non c'è un modo corretto di fare Ho Oponopono, perché Ho Oponopono non è una tecnica, Ho Oponopono è una condizione, è sentirsi in un certo modo. Difatti c'è qualcuno che chiede: qual è la differenza tra ispirazione e memoria e come lo sento? Beh, è una bella domanda. A cui c'è una risposta ben precisa. Almeno nella tradizione hawaiana si dice che tutto ciò che è ispirazione lo percepisci come un senso di emozione di amore. Cioè, quando sperimenti l'amore, quindi quando senti la connessione con te stesso, la gioia di sentirti connesso con te stesso, con il tuo ambiente, con le altre persone, quando ti senti in unità, tutto ciò che nasce con questo tipo di sensazione, di emozione, di sentimento, vuol dire che è ispirazione. Non ti puoi mai sbagliare su questo. Non c'è un errore. Lo senti. È come dire, come capisco quando mi innamoro? Quando ti innamori lo sai. Nessuno te lo può spiegare, lo capisci. Quindi la sensazione, io ti posso dire che è quella, cioè quello di sentirti in connessione con tutto. E la felicità, cioè la gioia di sentirti in unità, essere la persona giusta a fare la cosa giusta nel momento giusto. Essere nel flusso, lo chiamerebbero gli sportivi, è quella sensazione di dire: sono esattamente dove dovrei essere. Quando ti senti così, lì è l'ispirazione. E non ti puoi sbagliare perché proprio non fa niente. Che cos'è l'amore? L'amore è proprio l'essenza dell'universo. L'essenza dell'universo è l'interconnessione tra le cose. Quando tu ti senti interconnesso con te, senti connessione con tutto, non fa niente altro che sentire la verità dell'universo. Cioè, ritorni fondamentalmente a casa, sei lì dove veramente dovresti essere, e quella è l'ispirazione. Quindi non ti puoi mai sbagliare. Tutto ciò che non è così, tutto ciò che appunto mette nelle condizioni di porti domande, di dire: ma non lo so, ma forse dovevi fare così, ma forse hai sbagliato quella, eccetera. Ecco, lì sai che non sei nell'ispirazione. L'ispirazione non ha dubbi. L'ispirazione è quella cosa che dici: ok, non so perché, ma devo andare a sinistra invece che a destra. E sai che è la cosa giusta, non ci sono dubbi. Quello che a me piace dire riguardo a questa cosa proprio di sensazioni è che quando tu senti un'espansione e la senti proprio partire dal cuore, dal plesso solare, da qui, senti proprio questa espansione di comunione con ciò a cui stai facendo riferimento, appunto, a quel punto sei innamorato e lo sai. Quando invece senti tutto quel farfugliamento nella pancia, ed è proprio una sensazione fisica di ansietta, di leggera angoscia, di ma non lo so. Già il fatto di porti la domanda, lo faccio o non lo faccio, è quello che ti dice non sei innamorato in questo momento. Ah, certo. Stai ponendo altre cose che non riguardano l'innamoramento, non sei nell'ispirazione. Beh, Quindi è quando... molto difficile riconoscere la differenza tra ispirazione e memoria da un punto di vista mentale, ma è estremamente facile e immediato se lasci andare il pensiero e vibri col tuo cuore. E allora lì torniamo al discorso dell'ascolto, no? Cioè l'ascolto è effettivamente quel grande strumento che dovremmo utilizzare, non solo nei confronti degli altri, che sarebbe già una gran cosa, ma nei confronti di noi stessi. Perché tante volte noi abbiamo degli standard che ci fanno da riferimento, nei quali noi vogliamo in qualche modo incastrarci. Ed ecco che da lì, allora, se non si incastra un qualcosa, ci sentiamo sbagliati, no? Non adeguati, non ci suona le cose che stiamo andando a fare. Ma nel momento in cui, di nuovo, un bel respiro, sono presente a me stesso, mi ascolto, lo sento, so cosa devo fare, non ci devo mettere tanta testa, è inutile fare tante elucubrazioni mentali, anche perché la testa, poveretta, cerca sempre di darci sì delle soluzioni, ma delle soluzioni che presumibilmente non sono niente di nuovo rispetto a quello che noi abbiamo già vissuto in precedenza. Probabilmente si avvale di tutta una serie di informazioni e di esperienze che noi abbiamo fatto nel nostro passato, che però in una situazione nuova non è che ci consentono di fare una scelta diversa per ottenere un risultato diverso. Quando sono nell'ispirazione, no? Quando uno dice: ah, cavoli, questo ed è geniale, ed è un qualcosa di nuovo, e chi te l'ha suggerito? E questa è una bella domanda. Da chi ti è arrivato?
mi è arrivato dal fatto che in quel momento i miei pensieri, le mie parole, le mie azioni, il mio corpo erano tutt'uno, ero allineato, completamente allineato, e facevo una sorta di antenna che ha captato un'informazione più grande, qualcosa che fino a prima mi era sconosciuta. Sì, e credo proprio che la risposta sia, se ti poni la domanda, già non sei nella risposta. Esatto. Se ti poni la domanda, ma questo è ispirazione o è memoria? Esatto. Sei sicuro che è memoria? No, infatti.